Ci troviamo qua al Castel dell'Ovo, siamo in compagnia di Gigi Lista, l'insorgente, ma per me è il moralizzatore. Buon pomeriggio Gigi, grazie di averci innanzitutto dedicato il tempo che forse avresti speso in maniera diversa. Ci siamo incontrati quasi per caso, però con Gigi abbiamo a telecamere spente, abbiamo parlato un attimino della situazione drammatica che sta colpendo il nostro paese, ma in modo generale il rapporto nord-sud è 1-4, il nostro amato sud. Gigi, la situazione turistico-commerciale sia delle isole ma anche della penisola sorrentina. Certo. Beh, innanzitutto saluto a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo e che ti seguono con tanto affetto e sono tantissimi. E la situazione turistica in generale è una situazione drammatica. Tutto il reparto Horeca è un reparto che avrebbe bisogno di soldi regalati per poter uscire da questa dimensione di crisi, perché anche se il mese prossimo, fra due mesi, stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti, bar aprono, chiaramente loro non potranno supportare quella che è una serie di spese che sono abnormi. Non dobbiamo dimenticare che per la piccola media impresa la pressione fiscale arriva al 65%, ma soprattutto ci sono una serie di tasse base che si vanno a pagare che sono il vero e proprio problema. Cioè, ad esempio, in questi mesi sarebbe stato carino che da parte dello Stato almeno la bolletta della luce toglievano le tasse e ci facevano pagare almeno solamente il consumo, perché poi se io vado a vedere, sono anch'io un commerciante, se vado a vedere quanto pago ogni mese, io pago il triplo di tasse è un terzo di consumo. E quindi dopo tanti anni che la piccola media impresa ha pagato tasse su tasse, oggi si vede praticamente completamente dimenticata, perché lo Stato non esiste. Esistono, a mio avviso, una serie di interessi, poteri ultranazionali che non rispondono alle popolazioni autoctone e che fanno il cattivo e bel gioco, e quindi questo si riversa poi nel piccolo e distrugge tutto. Probabilmente oggi c'è una organizzazione del mondo oligarchico che vuole praticamente dividere fette di questa pizza e completamente distruggere tutto quello che è una piccola media impresa, che chiaramente dà dignità, onore, forza, ma anche il mondo professionista. Sì. No, volevo farti un'altra domanda, perché tu sei esplosivo, quindi bisogna fermarti ogni tanto. Noi ci troviamo in un luogo simbolo di Napoli e abbiamo visto, perché abbiamo fatto insieme un giro, sono tutti chiusi. Napoli è colpita più di ogni altra città, delle grandi città mi riferisco, da questa abnorme crisi. Il governo promette, perché nei 32 DCPM che ha diciamo ormai spulciato il Presidente del Consiglio, non si vedono soldi, addirittura inizia la drammatica fase e spero che si fermi, dei suicidi. Sì. Mi pare questo sia il secondo suicidio in una settimana che abbiamo assistito, quindi significa di nuovo ripartire con una crisi che stavolta non avrà eguali, perché la vergogna di chi non riesce a portare il piatto a tavola e di chi magari prima aveva tanti dipendenti e oggi non riesce a pagarli non si deve tramutare in tragedia e doverli far morire. Purtroppo, ecco, come stavamo dicendo, io vedo proprio un disinteresse totale, distaccato. Cioè, si parla tanto di alcune sciocchezze e poi dopo su cose serie come questa non ho visto un funerale di Stato, quando un imprenditore si uccide perché lo Stato non gli ha dato nulla fino ad oggi. Oggi io ho fatto una serie anche io, anzi ha contribuito con le tasse. E poi voglio dire un'altra cosa importante, spesso ci dimentichiamo, anche i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro non stanno avendo la cassa integrazione, anche i lavoratori stagionali, alla fine questi 600 euro tanto millantati ancora gli devono arrivare, e coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato e sono stati licenziati prima del coronavirus. Perdonami, Gigi, gli stagionali in modo particolare sulle isole non saranno richiamati? Assolutamente, cioè qua stiamo parlando di una crisi di dimensioni bibliche e ci fanno delle pippe mentali sulla mascherina che non serve a niente. Infatti noi non la stiamo portando. Non saranno un paio di guanti di plastica e una mascherina sintetica a risolverci il problema. Qui il problema sarà che fra tre mesi l'economia, soprattutto l'economia nostra, che è basata su
quasi completamente sul turismo. Basta pensare a Napoli, quello che c'è come B&B, cosa ha portato. Sì, che sono tutte famiglie che nei quartieri popolari hanno costruito un business fatto di B&B, pizzeria, asporto, rosticceria, bar, tutta questa gente, cioè che quindi contano decine, anzi centinaia di migliaia di persone, cosa devono fare? C'è una nota positiva: il mondo della globalizzazione oggi ha fallito più che mai, è la dimostrazione che un mondo globalizzato è un mondo farlocco. Oggi noi possiamo ripartire dal nostro know-how, artigiani, e un'economia interna che può essere consolidata e può essere la nostra partenza e può essere il nostro ossigeno. Possiamo ripartire da ciò che siamo sempre stati, tutto ciò che è identità, artigianato, commercio locale e soprattutto una cosa importante che probabilmente al sud può nascere più di qualsiasi altro posto: il mutuo soccorso. Aiutiamoci tra di noi, perché a noi non ci aiuteranno più. Grazie Gigi Lissa per Synapsi News e Napoli News Magazine. Sergio Angrisano.